in Serie A a 15 anni a Chieri, a pochi passi dalla culla torinese, è stato il punto di partenza verso una carriera brillantissima. La federazione la nota e la porta nel Club Italia. Quell'anno in Serie B è come una fionda verso il successo. A 20 anni Noemi Signorile torna nella massima serie con in mano le chiavi della Supercoppa Pedretti Bergamo al fianco di Leo Lobianco. È l'anno del suo unico scudetto. È stata un'esperienza fantastica, ho giocato tantissimo, dovevo arrivare a fare la seconda alla Lobianco, però poi per i problemi che ha avuto la Leo ho giocato tanto, quindi è stata veramente uno degli anni più belli che ho in testa ancora. Nel 2011 arrivano anche la chiamata in nazionale e la medaglia d'oro alla Coppa del Mondo in Giappone. Alcune delle sue compagne di allora militano tuttora in nazionale. Poi io ho dovuto prendere delle decisioni un po' difficili perché ho avuto dei problemi familiari, quindi sicuramente poteva durare di più, però tornassi indietro non cambierei niente perché ho avuto veramente dei momenti un po' difficili, quindi ovviamente mi dispiace, però sì, poteva durare di più. Dal 2017 al 2020 Noemi va a fare incetta di titoli in Romania e in Francia. Avevo voglia di provare un'esperienza nuova, comunque ho sempre giocato in Italia, avevo voglia di mettermi alla prova anche all'estero e è stata un'esperienza secondo me molto, molto buona, anche perché ho vinto un campionato in Romania, ho vinto un campionato in Francia, quindi ho acquisito molta più sicurezza e esperienza in più. Poi finalmente Cuneo, ancora il suo Piemonte, la riporta nel suo habitat. Sì, infatti il ritorno a Cuneo è proprio stato voluto, sono contenta, sono nella mia regione, vicino a casa, qua mi trovo benissimo, noi siamo come una grande famiglia, infatti il nostro motto è We Are Family, quindi sto proprio bene, a Cuneo mi piace.